In questo video andremo a vedere come si comporta al giorno d'oggi una scheda video top di gamma di 9 anni fa, la GTX 980 Ti. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questa scheda video per andare a vedere se ancora oggi è una valida alternativa nel mercato dell'usato, ovviamente per configurazioni relativamente economiche, perché parliamo di una scheda video che bene o male possiamo trovare intorno ai 100 euro, poco meno se siamo fortunati. E ovviamente sapete, su eBay, su Subito, c'è molta gente che crede di avere dei pezzi da collezione, insomma delle pepite d'oro al posto di una scheda video e magari ve la fa pagare ancora anche 150-200 euro, quando in realtà, ecco, se andiamo a vedere poi le prestazioni, che oggi ovviamente in questo video andremo ad approfondire, scopriremo, ecco, che non sono nulla di chissà che cosa, però ecco, sono adeguate per un'esperienza di gioco senza troppe pretese. Prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per quanto riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Tutti i link sono qua sotto in descrizione e ovviamente prima di proseguire vi invito anche a seguirmi su Instagram e su TikTok, dove trovate i vari contenuti short anche in versione integrale, perché ecco, YouTube li taglia a 60 secondi. Detto questo, riprendiamo con la 980 Ti. Uscita il 2 giugno del 2015, quindi ben 9 anni fa, questa GTX 980 Ti era la proposta di fascia altissima di Nvidia per l'epoca, per la serie di GTX 900, insomma quelle basate sull'architettura Maxwell, seconda soltanto alla GTX Titan X, che era uscita qualche mese prima di questa e che aveva un prezzo MSRP di 1000 dollari. Ecco, questa 980 Ti andava a far concorrenza sostanzialmente a questa scheda sempre prodotta da Nvidia, che era basata sullo stesso processo produttivo, sulla stessa architettura e sullo stesso core, soltanto ecco che questa 980 Ti andava a tagliare qualcosina in termini di specifiche tecniche che vedremo fra poco, però ecco, questo portava una riduzione nel costo di questa scheda che scendeva dai 1000 euro della Titan X a 650, ecco, di questa 980 Ti. Quindi, scendendo nel dettaglio delle specifiche tecniche, per quanto riguarda il core abbiamo lo stesso che aveva la Titan X, in questo caso quindi un GM200 su architettura Maxwell con all'interno sbloccati 2816 CUDA core, che sono un pochino di meno rispetto a quelli della Titan X, ma operano a una frequenza di 1000 MHz di base con un boost a 1070 MHz, ma ci tengo a specificare, queste sono le frequenze per i modelli reference, quindi ecco quello che magari noi chiamiamo Founders Edition con la singola ventola Blower, all'epoca ancora non si chiamavano Founders Edition, si sono iniziati a chiamare con la serie 1000, però ecco, quindi il modello di base, il reference design era basato su queste specifiche. Questo modello custom, che fra poco andremo a vedere meglio, ecco, aveva frequenze decisamente più spinte, che portavano anche delle prestazioni molto molto più alte. Passando al comparto memorie, anche in questo caso abbiamo un taglio rispetto al modello di punta, cioè la Titan X, perché qui in questa 980 Ti abbiamo 6 GB di VRAM contro i 12 della Titan, però ovviamente ecco, il bus, quindi come è collegata la VRAM alla GPU, è sempre di 384 bit e anche la frequenza è più o meno la stessa, quindi per un bandwidth complessivo di 336 GB al secondo. Anche qui ecco, i modelli custom spingevano qualcuno almeno un pochino di più sulla VRAM e comunque ecco, veniva lasciato all'utente la possibilità ovviamente di overclockarla. Per quanto riguarda il design termico di questa scheda, abbiamo un TDP di 250 watt che ricalza abbastanza anche il consumo energetico, la richiesta energetica di questa scheda, che è intorno ai 230-250 watt proprio al massimo, diciamo nei giochi bene o male ecco, siamo sotto i 250 watt, che ecco, per il giorno d'oggi magari non ci sembrano chissà quanti, all'epoca era sicuramente un consumo notevole. Di conseguenza ecco, le custom erano belle carrozzate, vedete anche questa che è una Zotac Amp Extreme, tra l'altro ecco, una delle migliori che all'epoca potevamo acquistare, è una triple slot, cioè va a occupare 3 slot PCI Express insomma all'interno del nostro case, quindi effettivamente anche poi come dissipazione avevamo un bel mattone di scheda. Adesso come lunghezza credo sia intorno ai 30 e qualcosa centimetri, quindi comunque ecco, è una scheda bella imponente, però che tiene sicuramente freschissima questa GPU anche a distanza di anni. Ovviamente siamo andati anche a repastarla e a repaddarla, però ecco, una scheda del genere con un dissipatore così comunque ecco, va
senza problemi in termini di temperature, perché ecco, con una velocità delle ventole alla fine abbastanza sostenuta, stavamo intorno ai 50 gradi, 55 massimo. Quindi direi che ho parlato anche abbastanza di questa scheda e ora direi di vedere un attimo la piattaforma di test prima di passare ai benchmark, che in questo caso è composta dal Ryzen 7 3700X accompagnato da 32 GB di RAM DDR4, 3200 MHz CL16, e come alimentatore abbiamo un EVGA GQ da 1000 W 80 Plus Gold modulare. In questo caso la scheda madre è una X370 Prime Pro e vi dico, questo sistema non farà bottleneck alle prestazioni di questa scheda, quindi andiamo sicuramente tranquilli. Ovviamente per schede video più potenti dovremo optare per una piattaforma più nuova, però ecco, questo Ryzen, vi dico subito, terrà sicuramente botta alle prestazioni di questa 980 Ti. Detto questo, direi di passare ai benchmark. Come primo test abbiamo Cinebench 2024, ovviamente facendolo girare sulla GPU, e abbiamo un punteggio di 3334 punti, di poco inferiore alla 1070 Ti. Su Blender Open Data 4.0, utilizzando OptiX, quindi non CUDA, abbiamo un punteggio combinato delle tre scene di 543,91 punti. E passando alla demo della Classroom, sempre di Blender, in questo caso con CUDA, abbiamo un tempo di rendering di 167,7 secondi, che è un po' inferiore rispetto a quello di OptiX. Per questo ve l'ho mostrato. Su Geekbench 6, sempre lato GPU, abbiamo i due punteggi su Vulkan e su OpenCL di 52.000 e 46.000 punti rispettivamente. Passiamo ora a Octane Bench, in questo caso anche qui il punteggio combinato è di 139,5 punti, che comunque non è male per questo benchmark di rendering. Passando ora a DaVinci Resolve col Puget Benchmark, e quindi benchmark di editing video, abbiamo sul GPU Effects Score 57 punti, anche qui si difende abbastanza bene, e su V-Ray, quindi altro benchmark di rendering utilizzando CUDA, abbiamo un punteggio di 314 vSamples per il rendering dell'immagine da un minuto. Passiamo ora a SpecView Perf, quindi con la suite di benchmark insomma presenti, che sono diversi ecco della produttività, e vediamo qui i risultati per insomma i benchmark in Full HD. Anche qua secondo me non è niente male. Su Stable Diffusion Automatic 1111 più XFormers abbiamo un totale di iterazioni al secondo pari a 1,6. Quindi anche qui possiamo utilizzare questa scheda per intelligenza artificiale generativa. Passiamo ora ai giochi con Control testato in Full HD e settaggi di Digital Foundry. Abbiamo un average frame rate di 80 fps praticamente, con un percento RAW di 65,4, quindi davvero molto molto fluido e stabile. In 1440p, sempre stessi settaggi, abbiamo un frame rate medio di 50,5 fps con un percento RAW di 42, quindi comunque giocabile anche se sotto i 60 fps. Passiamo ora ad Alan Wake 2, che purtroppo è l'unico gioco non proprio giocabilissimo per il fatto dei flash a schermo che vedremo adesso, ecco, e ce ne sono diversi. Più che altro, ecco, la scena iniziale sembrava anche stabile, ma poi ecco, è iniziato così, quindi non lo reputo giocabile come gioco. Death Stranding Full HD, settaggi maxati, in questo caso abbiamo 90 fps di media e un percento RAW di 67, quindi veramente tanta roba. E passando al 1440p, sempre con settaggi maxati, abbiamo un frame rate medio di 66,8 FPS con un percento low di 53,6, che anche questo insomma lo rende un'esperienza di gioco veramente molto fluida. Su Fortnite capitolo 5 stagione 3, DirectX 12 Full HD e settaggi medi 130 fps di media con un percento low di 74,6, quindi anche Fortnite è un'esperienza di gioco sicuramente godibile. E anche in 1440p abbiamo, ecco, sempre a dettagli medi, un frame rate medio di 86,9 con un percento di 54,9, quindi magari non super competitivo, ma comunque ecco giocabile. Passiamo ora a God of War, in questo caso Full HD e settaggi alti, abbiamo un frame rate medio di 61,2 fps e un percento di 47,9. E se passiamo invece al 1440p testato però con l'upscaling FSR Quality, abbiamo un frame rate medio di 56,3 fps, la clip che state vedendo appunto proprio di questa modalità, e anche l'1% RAW devo dire che è molto stabile. Su Cyberpunk 2077 Full HD e settaggi di Hardware Unboxed abbiamo un frame rate medio di 45,6 fps e un percento RAW superiore ai 30 fps, quindi anche questo titolo molto pesante con questi settaggi che ripeto essere alti, comunque ecco rimane totalmente giocabile e godibile. The Finals stagione 2 Full HD e settaggi medi abbiamo 70,9 fps con un percento RAW vicinissimo ai 60 fps, quindi anche qui magari non sarà super competitiva come esperienza di gioco, ma sicuramente ecco è giocabile anche con questa scheda che ha 9 anni. Su Resident Evil 4 Remake Full HD e priorità alla grafica come settaggi,
facciamo un frame rate medio di 64,5 fps con un percentual di 56 fps, praticamente, quindi tanta roba. E ora direi di passare alle considerazioni finali di questo video. E rieccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark di questa GTX 980 Ti in gaming e in produttività. Che dire, secondo me le prestazioni sono ancora più che adeguate per un computer di fascia ovviamente molto economica, parliamo secondo me di configurazioni da 300€, 400 massimo, ecco, perché già intorno ai 400€ secondo me qualche scheda video più recente con ray tracing anche si può piazzare se andiamo ovviamente alla ricerca nel mercato dell'usato, però ecco, per veramente PC molto economici, magari per chi si sta iniziando al mondo dell'hardware, dei computer, del gaming, ecco, su computer, secondo me questa scheda ancora oggi va molto molto bene, perché abbiamo visto praticamente tutti i giochi girare senza problemi. L'unico, ecco, è Alan Wake 2, che anzi in realtà la parte iniziale del gioco non aveva avuto problemi, ovviamente le prestazioni non erano chissà che cosa, però comunque era giocabile, e poi dopo aver ricaricato il salvataggio, ecco, abbiamo avuto questo sfarfallio veramente fastidiosissimo che rendeva, ecco, l'esperienza di gioco ingiocabile. Però per tutti gli altri titoli, anche quelli più leggeri, un po' più esport, così competitivi, questa scheda secondo me dice ancora la sua, e per questo, ecco, secondo me dovrebbe essere ancora considerata per chi vuole giocare soprattutto in full HD, magari qualcosina anche di 1440p economico, ecco, se volete fare una build del genere può ancora farlo, ecco. Ovviamente la VRAM in quei casi, magari 1440p negli ultimi giochi, inizia a essere un po' un fattore limitante, però per il full HD abbiamo visto che stiamo sicuramente al di sotto dei 6 giga senza problemi, visto che non avrebbe senso maxare tutti i dettagli per le prestazioni che ha questa scheda, che non sono sicuramente da un'ultima generazione. Per quanto riguarda gli ambiti di produttività, abbiamo visto in particolar modo per il rendering, anche da video scorsi su schede video, ecco, rivisitate di recente, che basta che abbiano, ecco, dei core dedicati al ray tracing e le prestazioni soprattutto negli ambiti, ripeto, di rendering salgono alle stelle. Magari ci sono comunque diverse applicazioni, posso pensare a quelle presenti nella suite di SpecView Perf, quindi magari Autodesk, 3D Studio Max, Maya, insomma tante altre, magari anche simulazioni e quant'altro, che alla fine magari non vanno chissà quanto a beneficiare di core di nuova generazione, e quindi ancora questa scheda può dire la sua. Anzi, mi sono stupito anche di vedere un livello di prestazioni abbastanza decente in Stable Diffusion, il software per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale generativa. Abbiamo visto 1,7 iterazioni, che per carità, ripeto, sono poche se le confrontiamo anche a prestazioni di schede video economiche attuali, perché abbiano, ecco, core dedicati all'intelligenza artificiale, Tensor Core e quant'altro. Però ecco, per una scheda video che è uscita 9 anni fa, tra l'altro, ecco, la serie Maxwell è stata credo la prima ad avere, ecco, il supporto a questo tipo di tecnologie, perché ecco le Kepler, quindi GTX 700 e 600, mi pare che non siano proprio compatibili con Stable Diffusion, quindi ecco, volendo possiamo fare anche un po' di intelligenza artificiale con questa scheda, che al momento attuale possiamo pagare intorno ai 90-100€. E secondo me, ecco, il prezzo, passando alla domanda fatidica, se vi conviene prendere questa scheda nel 2024, metà 2024, ecco, secondo me è sì, ma dipende, nel senso che se la troviamo intorno agli 80€ ed è una buona custom, secondo me ci può stare. Già se la troviamo intorno ai 120, 110, così inizia a essere un pochino non il massimo, per il fatto che ci sono tante altre alternative, come anche le 1070 Ti di cui abbiamo visto un video, vi lascio linkato qua sopra nelle schede qualche settimana fa, che vanno decisamente meglio, consumano anche meno, e quindi ecco, non ha senso andare con una scheda video del genere. Magari anche troviamo già delle RTX 2060, 2060 Super pagando poco di più, o delle AMD RX 5700 XT o anche 6600 se possiamo, fortunati nel mercato dell'usato. Tra l'altro sono tutte schede che, ecco, abbiamo visto qua sul canale. Quindi per tirare un po' le conclusioni di questo video, sì, questa scheda secondo me è ancora promossa nel 2024, però ecco, alle condizioni che abbiamo visto poco fa, cioè se la troviamo nell'intorno degli 80€ in ancora buone condizioni, se è un modello di custom anche che è abbastanza spinto in termini di frequenze, e ovviamente se non ci sono altre alternative nel mercato dell'usato, ecco, a prezzi simili. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace, e iscrivetevi al canale se siete arrivati fino a questo punto e ancora non siete iscritti.
iscritti. Vi invito anche a commentare su cosa ne pensate di questa scheda video come alternativa di fascia economica nel 2024, se magari l'avete avuta in passato, se invece avete intenzione di acquistarla. Insomma, tutti i commenti li potete scrivere qua sotto. Detto questo, vi invito a guardare due video che, se non avete visto, vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello sulla RTX 3060 testata qualche mese fa, insomma più o meno sugli stessi giochi, altra scheda video molto interessante, ecco, per il prezzo a cui la possiamo pagare, soprattutto nel mercato dell'usato. Mentre il secondo video che vi consiglio è quello della settimana scorsa sull'Oxeon 2699V3 CPU Intel da 18 core 36 thread del 2014, che potrebbe essere una bella accoppiata con questa 980 Ti. Arrivati a questo punto è veramente tutto, io vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.